città metropolitana, che è, diciamo, l'erede delle province dove ci sono le grandi agglomerazioni urbane, ha ereditato le competenze dell'ente di provenienza e ne ha aggiunte alcune. In particolare, per quanto riguarda i trasporti, le province storicamente si sono sempre occupate di pianificare e finanziare con fondi ministeriali e regionali il trasporto pubblico extraurbano. Quindi tutte le linee extraurbane erano gestite dalle province e adesso dalla città metropolitana. Questo è stato fatto direttamente fino al 2015. Dopo il 2015 la legge regionale ha creato un'agenzia che gestisce tutti i servizi di trasporto, sia su ferro che su gomma, di tutta la regione, e quindi anche noi siamo confluiti dentro questa agenzia come competenza. Abbiamo una quota azionaria significativa, non operiamo più direttamente, ma attraverso l'agenzia, ovviamente sulle linee del nostro territorio. Inoltre, la riforma del Rio ha aggiunto delle competenze e anche gli atti successivi del Ministero dei Trasporti sono andati in questa direzione. In particolare, è stata assegnata alle città metropolitane per il loro territorio la redazione del piano urbano della mobilità sostenibile. Attività molto importante perché l'inserimento di opere in questo piano, specialmente per quello che riguarda il trasporto rapido di massa, cioè metropolitane, treni e tranvie, dà un canale privilegiato di finanziamento da parte del Ministero. Ultimamente poi sono state assegnate alla città metropolitana per la prima volta risorse direttamente per il rinnovo del parco autobus. In Italia in genere abbiamo un parco autobus molto obsoleto, anche perché il cofinanziamento pubblico è mancato in questi ultimi anni. I fondi normalmente venivano assegnati alle regioni, le quali facevano ovviamente poi riferimento alle province e alle grandi città sulla ripartizione dei fondi. Questa volta, per la prima volta, sono stati assegnati direttamente alle città metropolitane. In particolare, sono state assegnate risorse molto significative perché di qui al 23 arriveranno 8 milioni di euro e dal 24 al 33 ne arriveranno altri 62. Questo è un pezzo di attività nuovo perché non è mai stato svolto dalle città metropolitane, su cui ci impegneremo molto per cercare di risolvere problemi di natura ambientale. Grazie.